Voglio vivere così. Bentornati a Voglio Vivere Così su Radio Yes, saremo insieme fino alle 15.30, è arrivato il momento di parlare di qualcosa di importante, quindi diamo il benvenuto a Fabio Bernardini dell'associazione L'Emozione Non Ha Voce Ollus. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno, come state? Molto bene, tu come stai? Bene, 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 sono in ufficio, mi sono preso una pausa per parlarvi, grazie dell'occasione. Pausa caffè per Voglio Vivere Così, molto bene, siamo felici di farti rilassare un pochino, perché sei all'interno dell'organizzazione anche della serata del 21 dicembre che si svolgerà al Teatro Viganò di Roma, in particolare in Piazza Fradeletto, quindi io vorrei innanzitutto raccontare, spiegare che cosa fa e chi è l'associazione L'Emozione Non Ha Voce, Ollus. Certo, noi siamo un gruppo di genitori che da luglio del 2012, genitori di ragazzi autistici di età che varia tra i 16 e i 20-21 anni, che di fronte alla situazione di termine della scuola e del supporto abbiamo cercato di dare a questi ragazzi, non solo ai nostri figli ma anche a tutti gli altri ragazzi per adesso su Roma, un'alternativa a rimanere a casa o scomparire del tutto dalla sfera sociale. E quindi ogni anno, questo è il secondo anno, facciamo una serata di Natale al Teatro Viganò e in particolare quest'anno lanceremo anche una campagna di raccolta fondi che è molto innovativa. Sì. Che è, l'abbiamo chiamata Diamo una forma alla solidarietà, perché regaleremo a chi ci farà un'offerta un pezzo di parmigiano reggiano di montagna DOP, stagionato 30 mesi. La particolarità è che tutta l'operatività della campagna sarà svolta dai nostri ragazzi, chiaramente sotto la supervisione degli adulti. Il formaggio arriverà sotto vuoto, non ci saranno problemi quindi né di igiene né di qualità. E questa è un po' la storia che ci ha fatto poi nascere l'idea di fare, di costruire questa serata intorno a questo lancio di questa attività, che è la prima volta, per quello che sappiamo noi, di un'attività di raccolta fondi in cui le persone che sono oggetto poi dei nostri interventi agiscono direttamente. Questo perché per noi è importante costruire per i nostri ragazzi un loro futuro che li veda autonomi per quello che ognuno può fare e che li veda integrati nel tessuto sociale. In quali fasce d'età sono inseriti questi ragazzi? Partiamo dai 12-13, dall'adolescenza, arriviamo fino ai 26-30, insomma ci sono dei ragazzi che sono adulti in realtà, che quindi passano buona parte delle loro giornate a casa non facendo poi molto. Questo diciamo è un problema che fin quando ci sono i genitori può ancora essere supportato, ma ognuno di noi purtroppo o per fortuna non è immortale e quindi noi ci stiamo preoccupando anche del nostro dopo di noi, perché il passaggio, il termine della scuola e del supporto scolastico è già un primo passaggio del dopo di noi, dove lì in realtà quello che si perde è la scuola, certo, e il sostegno. Ecco, questo certo, è detto in due parole. Solo che è importante ricordare che L'Emozione Non Ha Voce Ollus dà la possibilità a questi ragazzi di imparare tantissimo, in quanto se si va sul sito appunto dell'associazione è possibile vedere, informarsi su tutte le attività che voi organizzate. Per esempio a novembre c'è stato il progetto Cantiere. Sì, noi in realtà facciamo tre grandi progetti oltre a questo della campagna raccolta fondi. Quello del cantiere è al secondo anno e i ragazzi per il momento, vista la brutta stagione, sono all'interno del centro ittico Nomentano, dove svolgiamo anche un altro progetto di ipoterapia, che e si stanno occupando del restauro di tutte le vecchie scuderie, quindi stanno facendo gli imbianchini. Sempre nell'ottica di lavorare sotto la supervisione e la guida di adulti, per cui noi per il cantiere in particolare selezioniamo, non tutti i ragazzi sono adatti a questo lavoro perché si usano degli strumenti che in qualche caso possono essere pericolosi come piccone piuttosto che come cazzuola e così via, e quindi dobbiamo in qualche modo guidarli e starli un po' più attenti, perché purtroppo nell'ambito dell'autismo, che è uno spettro per cui ci sono persone e ragazzi che hanno vari gradi di difficoltà, alcuni ragazzi presentano anche dei tratti di autolesionismo o di aggressività e quindi in qualche modo dobbiamo selezionarli. Il sabato sul campo dell'Acqua Pietosa insieme con l'Ovest Primavera Rugby invece facciamo il rugby, anche questo al secondo anno. E i ragazzi
sotto la guida di allenatori e di alcuni giocatori della prima squadra della Primavera, si allenano per un'ora e quindi imparano a obbedire ai comandi dell'allenatore, a interagire tra di loro, che è una cosa che è veramente un controsenso per l'autismo. Cioè, l'autismo è caratterizzato da un isolamento sociale, quindi l'ultima cosa che un autistico farebbe nei libri, ma anche nella realtà, se non vengono guidati, a interagire con qualcuno. Invece i nostri ragazzi stanno cominciando a giocare tra di loro, si passano la palla sotto i comandi e i controlli degli allenatori, e appunto sul sito ci sono spesso dei video che raccogliamo durante gli allenamenti che fanno vedere come questi ragazzi iniziano a controllarsi, iniziano a scambiarsi delle occhiate per capire dov'è chi deve ricevere il passaggio. Insomma, siamo anche noi stupiti francamente del quanto questo progetto sia di successo, perché il rugby è uno sport di contatto e se penso a mio figlio, lui quando aveva 3 anni assolutamente non si voleva far toccare, invece adesso magari placca anche i suoi amici quando gli passano vicino. Grandi miglioramenti. Quanti anni ha tuo figlio? Ne fa 20 il prossimo anno. Ma lui ha fatto anche l'ippoterapia? Lui sì, diciamo che noi facciamo ippoterapia in un modo un po' strano, nel senso che non la definiamo proprio ippoterapia, perché per noi è vivere con il cavallo, e quindi i ragazzi iniziano mezza giornata a settimana cominciando dal governare il box del cavallo, ripulendo lo stabbio, cambiandogli la lettiera, dandogli da mangiare, strigliandolo, montandogli la sella, e poi alla fine montano a cavallo con dei tecnici di riabilitazione equestri tesserati FISE, e perché in realtà noi li prepariamo per il nostro evento che c'è stato a settembre di quest'anno e che ci sarà anche l'anno prossimo, che è quello di una settimana a cavallo con i ragazzi. L'altro anno siamo andati da Monte Libretti, dal centro ippico militare, siamo andati fino alla tenuta dei ciclamini di Mogol in Umbria, che Mogol è il padrino della nostra associazione, e i ragazzi hanno per una settimana hanno cavalcato di fila, abbiamo fatto 100 chilometri, loro a cavallo, alcuni di noi a piedi. Che bellezza, ed eravamo una carovana di circa 30 persone, perché a parte gli 11 ragazzi avevamo bisogno del supporto del medico. C'era un medico, il maniscalco, che ci seguiva e ci anticipava nei maneggi, c'erano appunto i tecnici della riabilitazione equestre, e c'eravamo anche noi che ci occupavamo degli aspetti logistici. Io non vado a cavallo e quindi sono uno di quelli che se l'è fatta principalmente a piedi. Ma no sì, Fabio! Sì, assolutamente. Io ho fatto anche un tappone, diciamo in gergo ciclistico, un tappone dolomitico da 18 chilometri in cui avevo scelto la sera prima dove essere tumulato se non ce l'avessi fatta, perché era veramente difficile. In realtà poi i ragazzi ci hanno anche lì stupito, nel senso che loro quando salgono a cavallo si trasformano, e questo devo dire è stato anche documentato dai servizi che Gianluca Nicoletti, giornalista della Stampa, è anche autore di un libro sulla sua storia del figlio Tommy, che è uno dei nostri ragazzi. Lui ha fatto da giornalista in bed con noi, la nostra cavalcata una settimana è venuto con noi e ogni sera faceva un suo servizio che è stato pubblicato poi nello speciale della Stampa, e chi vuole anche nel sito trova i link per andarsi a vedere i filmati, perché alcuni di questi filmati sono particolarmente belli, specialmente per noi, ma non solo, perché chi poi può vedere l'evoluzione di questi ragazzi che nel corso di una settimana hanno cavalcato per 6 ore, hanno mangiato quando si poteva e quello che c'era, hanno bevuto l'acqua quando si poteva, insomma hanno vissuto una settimana di normalità pur nelle loro difficoltà. Quindi chi non parlava comunque si faceva capire, chi aveva dei movimenti di stereotipia piuttosto che comportamenti ossessivi, questi venivano in qualche modo ridotti dal fatto che c'era un compito ben preciso, cioè quello di arrivare in fondo, quello di arrivarci bene. C'era anche una carrozza con noi per cui i ragazzi si davano il turno sul cavallo, e insomma è stato anche a livello organizzativo un bello sforzo, perché spostare 30 persone più 11 cavalli, insomma, non era proprio semplicissimo, dar loro da mangiare, farli dormire e così via. Lo so bene Fabio, ecco. Senti, ma tu hai fatto riferimento alla questione del contatto, ci raccontavi appunto la tua esperienza personale, tuo figlio aveva dei problemi proprio con il contatto personale, con il contatto con gli animali invece, com'è in particolare con i cavalli in questo caso? Ma cambiano completamente. Cioè il primo contatto com'è?
riescono? Beh, il primo contatto è un po' impaurito, un po' di curiosità, però devo dire che i cavalli hanno, ma così come altri animali, insomma, so che si fanno anche lavori con gli asini, la cosiddetta onoterapia, piuttosto che con i cani. In realtà il primo contatto è sempre un po' di ritrosia. Sì. Devo dire che Lorenzo stesso ha cominciato a provare a fare ippoterapia più di 10 anni fa, quando aveva 7 anni, 8 anni, e lui non è mai voluto salire sul cavallo perché ne aveva paura, e quindi si limitava a strigliarlo, governarlo e a magari dargli anche una mela piuttosto che una carota. E poi alla fine un'evoluzione normale, si sale, si cresce, si migliora. È chiaro che alcuni ragazzi partono da una base molto svantaggiata, fortunatamente lui non è tra i casi più gravi, però noi abbiamo visto che vivere insieme fa nascere anche quelle dinamiche di emulazione nei gruppi tipici degli adolescenti, per cui alla fine Lorenzo, prima di prepararsi alla cavalcata a settembre del 2012, era rimasto l'unico a non andare a cavallo, come si dice, si è messo l'anima in pace ed è salito perché era l'ultimo dei suoi amici che non era a cavallo. Oh, che bello, quindi nascono anche questo tipo di dinamiche che secondo noi sono molto interessanti, perché fanno vedere come c'è la possibilità di una vita alternativa a quella che io chiamo l'invisibilità. Certo. Questi ragazzi, man mano che diventano grandi, sono un po' come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, che piano piano scompare, e prima c'è, poi alla fine rimane il sorriso e poi non c'è più niente, perché la società purtroppo non offre neanche. Ecco perché noi ci stiamo impegnando, al di là di questi progetti, su questa campagna che per noi è molto importante, perché i ragazzi riceveranno il parmigiano, lo impacchetteranno, lo consegneranno. Purtroppo non potranno andare da soli a consegnare questo parmigiano a casa di chi ci vorrà aiutare, li accompagneremo noi, li scorteremo noi, ma saremo ben felici di fare da chauffeur a questi ragazzi, insomma, ecco perché è importante farli sentire parte attiva nel raggiungere un obiettivo, e anche lasciare spazio alle loro ossessioni, ai loro comportamenti, perché anche noi non siamo tutti normali, quelli che dicono di essere normali in realtà sono i primi che non lo sono. Assolutamente. E questa è un po', la nostra storia, stiamo cercando appunto, ognuno di noi, nessuno è medico, nessuno è psicologo, per cui ognuno riporta nella Ollus le sue attività. Io mi occupo di informatica e quindi seguo tutta la parte del sito di comunicazione, e abbiamo dei referenti scientifici che ci aiutano, in particolare l'Istituto di Ortofonologia di Roma, che organizzerà anche un piccolo convegno di un'ora sabato dal titolo Dall'adolescenza all'età adulta, proprio perché per indicare che al di là dell'importanza della diagnosi precoce, che è fondamentale per permettere e iniziare questo cammino di miglioramento, è anche importante dare uno futuro, uno scenario, certo, a questi ragazzi. Assolutamente. Fabio, come facciamo ad aderire alle vostre iniziative, a dare sicuramente un sussidio, sul sito, andando sul sito che è www.lemozionenonavoce.org, seguendoci la nostra pagina Facebook, che si può trovare digitando L'Emozione Non Ha Voce, e iscrivendosi alla newsletter, che è cosa che è possibile fare sia dal sito che dalla pagina Facebook. Okay. Questo è un po' quello che noi stiamo facendo oggi. In realtà abbiamo ancora altre idee, perché ci piacerebbe che questi ragazzi fossero sempre più presenti nella vita quotidiana, per cui stiamo pensando di creare una cooperativa sociale per farli operare ancora di più e meglio nell'ambito della vita quotidiana. Molto bene, molto bene. Allora ricordiamo la serata di sabato al Teatro Biganò in piazza Fradaletto numero 17, dalle ore 18 fino alle 22, L'Emozione Non Ha Voce, Ollus ci racconterà tantissime cose interessanti, quindi grazie Fabio Bernardini, a presto. Grazie a voi, grazie mille. Voglio vivere così.